Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ovviamente siamo ancora su Elden Chronicle, altra puntata speciale dove in teoria tenteremo di reclutare dei personaggi e ovviamente porteremo avanti anche delle side quest in modo tale da non appesantire l'andamento delle live, però riuscire in un modo o nell'altro a completare il gioco nel migliore dei modi possibili. Abbiamo sbloccato dei nuovi reclutamenti, siamo andati avanti con la storia, quindi è possibile che ci saranno altri luoghi da poter visitare e altri luoghi in cui incontrare personaggi, quindi iniziamo a cercare un po' di persone ovviamente che comunque potremmo incontrare e che potremmo reclutare insieme. Quindi il primo suggerimento che ho è praticamente utilizzare Yugo nella mia squadra per poter reclutare un altro personaggio che dovrebbe trovarsi in una città portuale, quindi o due corni est o due corni ovest molto probabilmente. Quindi andiamo ad indagare. Andiamo a vedere se effettivamente ho ragione e iniziamo già a reclutare un paio di personaggi in modo tale da a facilitare la situazione. Ecco qua. Tu sei esattamente quello che stavo cercando. Yugo, eccoti. Sapevo che ti avrei trovato. Aoi. Che ci fai qui? Ti stavo cercando e poi è il giorno di addestramento, per il mio insegnante non si è presentato. Giusto a proposito, potresti ascoltarmi un attimo? Oggi, Yugo, vedrai di persona quanto sono migliorato con l'arco. Ah, ci risiamo. Perché quando ti inalberi perdi il lume della ragione? Una tua amica? Diciamo che è sempre tra i piedi, ti spiegherò meglio più tardi. Ora comunque mi serve il tuo aiuto. Si calmerà non appena le avremo dato una bella lezioncina. Vi affronterò senza problemi. Ah, dobbiamo combatterla? Ah, vabbè, easy. Ah, oddio. Devo combatterla uno contro uno? Sì, ma qua mi sa che... Anzi, facciamo una cosa. Perché lei è più veloce di me. Vabbè, non mi fa tanti danni, però. Ok, battuto. Vabbè, easy, dai. Pensavo peggio. Pensavo fosse tipo tutti contro di lei, invece uno contro uno. Ok, mi aspettavo di più. Ti lascio ancora travolgere dalle emozioni. Quei movimenti ampi sono una perdita di tempo. Ma io ho lavorato duramente, mi hai lasciata sola e pensavo che continuando ad allenarmi sarei riuscita a... Oh no, non volevamo... Ah, lascia che si sfoghi. La conosco da quando era piccolina ed è sempre andata così. Io e suo padre ci allenavamo insieme. Ricordo ancora come strillavo la prima volta che ci vide combattere. Un attimo prima sembrava fiera come una tigre, quello dopo piangeva come una fontana. Ah, ecco perché. Ho notato che quando sei con lei ti comporti in modo diverso. Mi sembra di capire che ci tiene a lei. Beh, cosa ti aspettavi? È normale che ci rimanga male. Ho perso, non è come quando ero piccola. Beh, comunque ne abbiamo passate tante. E tu, Aoi, sei diventata più forte. Che ne dici, Nova? Ha dimostrato di essere una valida combattente. Può unirsi a noi? Ma certo. Oh, reclutata. Benissimo. Arciere d'Oriente, Aoi. E anche lei è con noi. Offro io. Con dei dorayaki. Bene, direzione pasticceria. Intendo ora, Nova. Via, via, via. Ok, perfetto. Vado a ricambiare il team, perché questo non è ovviamente il team con cui gioco solitamente, e continuiamo i reclutamenti. Ah, che ti avevo detto? Guarda quanto hai guadagnato. Credo che sia giunto l'ora di iniziare a fare affari insieme. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sono riuscito a guadagnare 50.000 baka tramite il commercio. E ora ovviamente vi spiegherò qual è il metodo più veloce e anche più redditizio per sbrigarvi abbastanza in fretta.
Dammi le redini della tua attività e vedrai i tuoi guadagni arrivare alle stelle. Fidati di me, amico. Con un sorriso un occhiolino riuscirei a vendere l'olio di serpente al serpente stesso. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Oh, beh, madonna, questa missione è una tra le più pesanti ogni volta che si deve riuscire a fare all'interno di uno di sti giochi. In Shugoden 2 c'era Gordon, che si trovava in culo al mondo ogni volta per andarlo a cercare, era veramente una cosa folle. Qui è molto più semplice, fortunatamente, la cosa. E, per riuscire a guadagnare 50.000 baka in maniera molto semplice, in realtà, basterà che voi andiate nelle città di Ardinale e ovviamente anche a Due Corni Ovest, quindi sempre in questa regione, e comprare i dipinti e le incisioni. Quindi, se vi faccio vedere. Praticamente dove andarle a comprare, quindi voi andate al mercato, in questo caso da questo lato, fate acquista, vedete, nel momento in cui arriveranno gli stock di dipinti e incisioni e voi li potrete riacquistare, che si ricaricano circa ogni 5-10 minuti, quindi non perderete neanche tanto tempo, li comprate sia qui che nella città quella di Arenside, e praticamente poi non dovrete fare altro che venderli successivamente a Due Corni Est. Perché a Due Corni Est praticamente le incisioni e i dipinti vengono venduti a oltre 2500 baka. Quindi voi le acquistate praticamente a 700-800, li rivendete a 2500 e quindi continuerete a fare profitto per un bel quantitativo di soldi. Fate così per circa un 10-15 minuti, il tempo che ovviamente respawnano gli oggetti, perché ripeto, 5-10 minuti respawnano, e poi successivamente avrete la possibilità di trovare praticamente il vostro mercante pronto e disponibile per il vostro castello. Quindi andiamo avanti. Oh, nel frattempo sto portando avanti anche la side quest dei Beyblade e finalmente abbiamo incontrato un altro allenatore. Oh, il dottor Cock. Cock, rallegra difendere, ecco la tua trottola, come nuova. L'ha portata fino a là. Doc, non sapevo facessi riparazioni. Già, beh, c'è un nuovo terrificante guerriero in scena che sta facendo completamente a pezzi le trottole dei suoi avversari. Non lo chiamerò giratore per rispetto alla categoria. Dovresti vedere cosa ha fatto la mia trottola, quel tizio è un mostro totale. Però almeno adesso è sistemata a nuovo, grazie dottor Cork. Distruggere le trottole dei suoi avversari, oltraggioso. Che cosa terribile, deve essere annientato. Se continui per questo sentiero, lo incontrerai di certo pure tu. Devi allenarti duramente e prepararti per quel giorno. Oh, sarò pronto, non mi batterà. Non credo tu sappia con chi hai a che fare, ti distruggerà. È così bravo? È incredibilmente bravo. Sei anche tu un giratore, dunque? Già, il Beigoma mi ha davvero preso. Vero? È così divertente. Ogni evoluzione è un'espressione di cosa stai pensando e provando. Già, esattamente. Ma questo tizio, Crash, proprio non lo capisce. Non posso credere di aver perso contro di lui. Ehi, ci sono, perché non scontriamo le nostre trottole a te? Un duello contro di te mi renderà di sicuro più forte. Che ne dici? Vai. Ho delle buone trottole adesso, quindi possiamo farcela, in realtà. Sì, facciamolo. Mi chiamo Fender, a proposito, e questa è la mia partner, Pugni Giga. Io sono Nova e questa è Pace Turbinante. Oh, è una trottola niente male, ma non è nulla in confronto alla mia. Questa piccola è dura come l'acciaio, credi di poter superare le sue difese? Nulla è certo finché le trottole non sono state fatte girare, ma faresti meglio a fare attenzione, perché io e Pace Turbinante siamo una mente e un'anima sola. Oh, ora non sto più davvero nella pelle, forza Giga, facciamolo. Vai, giriamo. Allora, Vediamo come siamo combinati. Aumento difesa, siamo guardia contro guardia, riduzione attacco, aumento terra, riduzione difesa, ok. Poi di qua invece cosa abbiamo? Aumento difesa S, invece aumento attacco M. Vento, però lui è terra. Quindi non vorrei che terra con vento in realtà mi facesse più danno. Invece qui abbiamo aumento difesa M, lui S, riduzione attacco SS, riduzione SS. In teoria dovrei essere più forte.
Se no vediamo che cosa abbiamo in generale. Abbiamo questo è Viverna, dove abbiamo attacco. Ecco, vedi, qua abbiamo Basilisco adulto, magia, aumento attacco M, aumento vento M, aumento difesa M, aumento fuoco S. Aumento vento M, HP rigenerazione giro. Madonna, lui è fortissimo. Vai, proviamo così. Dovremmo farcela. Vediamo, dovremmo farcela. Abbiamo comunque dei bei Beyblade, quindi dovremmo riuscire bene o male a farcela. Vi farò poi possibilmente anche una guida sui Beyblade. Lui infatti non mi leva praticamente nulla, fortunatamente. Cerchiamo di buttarlo. Io cerco di prenderlo in contemporanea quando lo preme lui il power, così se capita che facciamo lo scontro sono punti gratis che faccio praticamente. Madonna mia, ce l'ha belli pesanti comunque, è vero, c'ha delle belle difese, però il primo è andato. L'unica cosa che non mi piace di sto minigioco è che bisogna fare comunque tre battaglie, quando invece basterebbe fare meglio di due, no? Per riuscire a vincere. Madonna, quanti danni mi faccio. Cioè, nel momento in cui faccio migliori di due, tecnicamente, quindi vento è superiore a terra. Ok, vento è superiore a terra, mi ricordavo giusto allora. Ok, questo vediamo, dovrebbe essere comunque. Dovrebbe essere buono, quindi un bel 3 a 0 non mi dispiacerebbe. Subisco più danni però. Vabbè, io già ho comunque vinto, quindi sti cazzi, anche se perdo non mi interessa. Anzi, da un lato mi fa un favore. Va bene, dai. Va bene, l'importante è che abbiamo comunque vinto. Ce l'ho fatta, ho vinto! Ah, pensavo davvero di averti in pugno. C'ero quasi, la Totorotta è un colosso. Nah, la Totorotta ha il cuore più forte. Ha il potenziale per diventare grandioso un giorno. Lo spero, perché dovrò esserlo se voglio battere questo Crash. Beh, quando finisce il duello è ora dello spuntino. Non si può combattere a stomaco vuoto. Oh, e mi ha dato la sua gigapugni. Ottimo, ottimo. Ok, andiamo avanti. Ecco qua. Altro reclutamento all'interno della città con la ruota idraulica, quindi Ishan. E ovviamente mi era stato predetto che c'era un personaggio. Sono andato un po' in giro ed è spuntata la scena. Dolce tosto zuccheroso, questa è un'urgenza. Se la creatura è davvero cresciuta, quanto dicono. No, no, non è impossibile, era un essere piccolino. Inoltre, dopo ben 100 anni può succedere di tutto, ma ciò significherebbe che. Oh, dai, ma che sto dicendo? Non è colpa mia, sono fin troppo graziosamente adorabile per commettere un errore. La parola errore non esiste nel mio vocabolario. Oddio, ma è un'amica di quella del teleport che dice di essere perfetta. Tuttavia, il problema ancora rimane. Immagino di dover risolvere la faccenda da sola. Ma perché devo affrontare una minaccia tutto sol, quando il mondo è pieno di scudi umani disposti a morire? Ecco qua. Mi sa che la devo aiutare. Ehi ragazzo, tu dall'aspetto robusto. Non troppo robusto. Comunque, sai, quelli pieni di muscoli distraggono troppo. Quel bell'aspetto tornerà utile per raggiungere l'atto principale, ovvero la sottoscritta. Oh sì, ti troverei benissimo. Ma che ne dici di unire le forze e provare ad aiutare un po' di gente? Aiutarli come? Non l'hai saputo? C'è un mostro terribile che si è impossessato della caverna est della città, giù per la costa. Ah, la grotta, quella del mare. Che tipo di mostro terribile? Oh, ma è un. Beh, da quello che ho sentito tempo fa, uno stregone estremamente talentuoso fece uno strano esperimento con un rituale. Diamine, dimenticò la lente grezza che stavo usando e. In realtà, ciò che voglio dirti è che l'esperimento andò storto. Il rituale diede vita a una creatura da incubo. Ok? Non possiamo far finta di niente, giusto? Le persone hanno addirittura paura di uscire con le loro barche. Non vuoi aiutarmi a fare delle buone azioni, la cosa più bella che ci sia? Ok,
Per non parlare di tutte le pacche sulle spalle che riceverai. Da ciò che mi trasmetti, pensavo che avresti... Sì, conta su di me. Mi piace aiutare le persone. Questo è lo spirito giusto, tesorino. Se solo tutti i tuoi compagni fossero così entusiasti. Dovremmo partire subito, no? Sì, andiamo subito. Let's go. Non è che forse sei un po' troppo entusiasta? Qualcuno te lo fa mai notare? Ma in fondo apprezzo l'entusiasmo. Ora seguimi. Ti farò arrivare alla caverna ancora prima che tu possa dire... Ma chi è questa dolcezza con cui sto viaggiando? Sì, mi sa che è un'amica di... Vale a dire, si parte. Mi sa che è un'amica... È un'amica di quella che fa i teleport. Vedi, la caverna del mare. Eccoci. Nelle profondità di questa caverna troveremo quell'ingordo che ha preso la lente grezza. Dai, andiamo a uccidere qualche mostro... quel mostro da soli. Va bene, vado fino in fondo e ci rivediamo lì. Allora, eccoci qua. Esatto, parte la scena. Finalmente potremo aprire questa caverna. Credo che siamo quasi arrivati in fondo alla caverna. Oh sì, questo è decisamente il posto giusto. Il sigillo è intatto. Bene, mi faccio i complimenti per questo. Eh? Che significa? Oh, nulla, nulla di che. C'è anche il salvataggio perché qua sicuramente ci sarà una boss fight. Ah, finalmente aperto. Forza, andiamo. Ovviamente qua adesso si salva, perché giustamente ci sarà qualche combattimento, qualche boss fight. Un forziere. Già, qui è dove è stato fatto quell'esperimento. Pensavo che avremmo incontrato quell'ingordo già da un pezzo. Forse mi hanno raccontato una frottola. Beh, in tal caso io non ho colpe. Un tesorino perfetto come me non può sbagliare. Momo, ti dispiacerebbe dirmi cosa sta succedendo realmente qui? Il segreto della mia dolcezza? Oh, è impossibile spiegarlo. Cioè, da dove comincio? No, non intendevo quello. Io... Eh? Che succede? Ecco qua. Devo dare la precedenza ad abbassare... Devo dare la precedenza ad abbassare l'acqua. Perché se lui alza l'acqua è un problema. Devo dare la precedenza nell'aprire la barriera. Ovviamente chi può fare danno fa danno, perché giustamente... Però tutti gli altri... recupero. Che è successo? Che si è bloccato? Non ci credo. Ok. A me sinceramente basta che non paralizzi Nova. Va benissimo. In realtà sì. Faccio con lei il caricarpione. Meno male. Ok, HP rossi, dai. Ci siamo. Dai, dovremmo farcela. Olè. Morto. Boss fight un po' particolare, a dire la verità. Molto fastidiosa per la paralisi continua. Quindi in questo caso Marisa è stata fondamentale, che mi ha dato lo speed up con praticamente tutto il party. Però l'importante è che ce l'abbiamo fatta, tra bug e rotture di palle varie. Ora chi è la più forte e la più dolce di tutti? Oh, esatto, io. Cos'è tutta questa storia? Come è arrivato fin qui questo cannone? Bene tesorino, ora che ho recuperato la lente grezza, ho attivato e distrutto il mio ora ti spiego.
Il mio nome è Moriarty Gardstein e sono il più grande stregone della mia epoca. Più grande stregone? Ma sei un uomo? Sei un maschio? Tutti quei secoli di intenso studio magico mi hanno trasformato in questa bellissima visione che si trova davanti a te. Questa caverna è una delle tante stazioni di ricerca che ho creato nel tempo. Tuttavia, l'ho dovuto abbandonare a causa di un piccolo incidente. Va bene. Mi dispiace, la tua mente sarà sicuramente in subbuglio. Non è da tutti ritrovarsi davanti a uno stregone tanto grande quanto potente. Quindi no. Dunque, fammi capire. Fuori sei una piccola e dolce ragazzina, ma dentro sei un super stregone vecchio di secoli? Sbagliato. Ma allora stavi esagerando sulla parte dei secoli? Hai sbagliato ancora. E comunque non sono una piccola e dolce ragazzina. Grazie. Ma pensavo ti piacesse essere chiamata dolcezza. Lo ripetevi in continuazione. No, cioè, sono un ragazzo sciocchino. Oddio. Scusa per primo allora, non volevo saltare a conclusioni affrettate. Non ti preoccupare, il mondo è pieno di meraviglie, tesorino. Ora, posso parlarti di un segreto molto speciale? Ok. Ascolta bene, dovrò sussurrartelo. Mi ci sono voluti secoli di intensa ricerca per apprendere questo segreto. Ma tienilo per te, sei pronto? Ok. Eccolo. La dolcezza trionfa su tutto. Il silenzio della comprensione. Sì, certo. Cioè, ciò che so è che la tua magia va ben oltre la mia comprensione. Lasciamo maturare queste parole dentro di te, tesorino. Un giorno capirai. Ora, credo proprio che mi rilasserò nella tua umile dimora. Come, scusa? Pensavi che non conoscessi quella rozza e dura alleanza di cui sei al comando, pasticcino? Per guidare il tuo esercito alla vittoria hai bisogno della mia magia e dolcezza. Oh, e finalmente, reclutata. Reclutato. Carini prima di tutto. Momo. Costringerò tutti i tuoi avversari ad arrendersi. Grazie allora. Ok, però c'era un forziere lì. Andiamolo a prendere. Ecco qua cosa c'era dentro il forziere, ovvero runa SP. E inoltre ci eravamo dimenticati di controllare la runa dell'acqua pura, che praticamente dona la capacità di esercitare la magia dell'acqua di livello 4-6. Quindi la runa massima acqua, praticamente. E adesso andremo a vedere com'è combinata. Ecco qua, runa dell'acqua pura. Ago dell'acqua, danni moderati, ok. Lacrime del dio del vento, ripristini moltissimi HP in alleata, pioggia sacra. Molti HP ad alleati, fornisci bonus danni. Tipo pioggia gentilezza. Top, top. E ovviamente, come poteva mancare la sfida di cucina? Rispetto per aver battuto i gastronomici 4 e il golem culinario. Come fa a saperlo? Ovviamente mi chiamo Kinz e ho insegnato ai gastronomici 4 tutto quello che sanno. Può ancora sconfiggere Trey? Certo che sì. E allora dovrei prima sconfiggermi. Perché non me lo spieghi chiaramente? Trey è uno chef molto più forte di me, ma avendo lottato contro di lui prima d'ora sarei consapevole delle sue abilità. Ok. Va bene, dai. Sappiamo benissimo che cosa vuoi che fare, dai. Ti devo rompere il culetto e via. No problem. Easy. L'attesa è terminata. Allora, vediamo chi c'è. È venuto dal lontano tratto orientale. Sembra non vedrò di assaggiare delle prugne salate. Non ce l'ho prugne salate, mi dispiace. Le semi di Sasadango. Non ce l'ho. Segreti dei fratelli. Guardate, imparate. Va bene. E poi tutto brillante. Niente, non sappiamo quali sono i loro piatti. Quindi sarà un casino. Sarà decisamente un casino. Vabbè. Allora, direi omelette come sempre. Anzi, facciamo al contrario. Facciamo una tiger salad come insalata, un omelette come primo piatto. E poi la bevanda quella aceto e mele, io ce l'ho, credo di no. Ah sì, questa qua, bibita aceto di mele. Ok, facciamo questo, che l'altra volta sembrava essere figa. Pezzo di infame,
come antipasto ha fatto anche lui bibita aceto di mele. Vabbè, però, Dio, se piace vuol dire che... Non fa per me. Tiger Salad, vediamo. Oh, ottimo. Ottimo. Pizza al cioccolato? Sembra una palla di merda quella là sopra. Oddio, è piaciuto tantissimo. Beh, con omelette dovremmo giocare easy. Infatti. Ottimo. Ottimo. Satadango. Oh no, questo è il piatto preferito. Però noi abbiamo l'aceto di miele, quindi... Come, non è piaciuto? Ma come? Prima sì. Buono, ho vinto. Ora sì che ti sei guadagnato il diritto di riaffrontare di nuovo Trey. Ok, forse sì. Le conseguenze del fallimento. Un giorno capirai. Il prossimo che affronterai è Trey. Ok. Quindi il prossimo sarà pizza al cioccolato. Vabbè, ok. Il prossimo è Trey. Ottimo. Trey, ottimo direi. Ecco lì un altro reclutamento che è spuntato nella città ovest. Anzi, una città portuale a ovest. Ed ecco, l'Elsa non era che il suo corpo vigoroso, la sua mente una lama scolpita dal tendine generoso. Ah, queste parole suonano vere. Che bella poesia. Oh, il ragazzo parla la mia lingua. Andremo ben d'accordo. Sono Goldsmith, un umile sterin che cerca di perfezionare il suo corpo mentre canta una serenata alla sua mente. Io sono Nova. Non ho potuto fare a meno di notare che... Ti piace viaggiare pesante, eh? Oh, devo farlo, visto che viaggio molto e devo essere pronto ad accamparmi. Che vado a monte o a valle, questo corpo è il mio unico mezzo di trasporto. Ecco perché sei grosso come una montagna. Tu dici? Un complimento così dolce merita di essere ripagato con un'allegra rima. Il giunco che non si piega mai, o fortuna tu assisterai. Fai tesoro di queste parole se vuoi. Ogni viaggio in verità comporta delle difficoltà, ma sii forte e sarai ricompensato dalla sorte. Stavolta la mia ricompensa è stata una prelibatezza locale. Ma ora basta parlare di me. Cosa ti porta qui? Sto cercando alleati coraggiosi. Capisco. Questo spiega l'atroce stato d'animo che lega sul mondo. Sì, e ho percorso il mondo in lungo e largo alla ricerca di qualcuno che possa aiutarmi. Posso contare su di te, Goldsmith? Non ho motivo di rifiutare. Grande, allora ci... Ma non ho nemmeno motivo di acconsentire. Che ne diresti di dimostrarmi la tua forza d'animo? Se sarei abbastanza forte, verrò con te. È così importante che io sia forte? Ed ecco, l'Elsa non era che il suo corpo vigoroso. La sua mente una lama scolpita dal tendine generoso. La forza genera lo spirito, ragazzo. Vorrei un compagno di avventure la cui forza sia superiore alla mia. Chiaramente un corpo muscoloso non si scolpisce in un giorno, ma prenditi il tempo che ti serve. Credo che rimarrò qui ancora un po'. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi guardare meglio. Davvero notevole, no? Ce l'hai fatta, Noah. Hai mostrato un'incredibile determinazione. Allora ti unirai a noi? La sua passione rimestò il sangue dello Steyrin. Coraggioso Noah, saluta il tuo nuovo cavaliere.
Oddio, non so cosa, quale statistica magari lui voleva, forse. Forse, boh, sei proprio un bestione. Non aver paura. Ok. Legge poesie. Goldsmith. Oddio, non è che forse devo portarmi lui per reclutare... per reclutare quello sulla... nella città innevata. Ok, ho trovato un'altra duellante di Beyblade. Ciao, ehi, stai solo salutando o sei anche tu, guerriero Beigoma? Mi dichiaro colpevole, mi chiamo Nova. Ok, non sono degli scagnozzi di Crash, vero? No. Però mi sa che si sbloccano in maniera procedurale, perché lei non l'ho mai incontrata prima. Quindi devo... Madonna, devo andarmi a cercare città per città. Vuoi allenarti insieme a me? Sì. Ok, andiamoci sotto. Quando vuoi. Ok, dai, forza. Facciamo subito sti Beyblade e siamo a posto. Vedo di affrontarti. Ma, quella... ma gira anche lei. Allora, aumento attacco S, aumento vento S. Allora, io direi che possiamo fare vento contro vento, poi vento contro terra. Lei è tutta vento praticamente. Vabbè, vediamo cosa succede. Ah, i miei sono forti, Beigoma, però ho un po' di paurina sempre. Come giusto che sia. Ok. Madonna mia, mi stavo facendo male fuori. Ok. Bene. Bene, bene, bene. Madonna, l'ho disintegrato questo. Bene, bene, ottimo. E già stiamo 2-0, quindi già ho vinto. A me sta bene che già vinco due, ne vinco due su tre, a me va, già va, sta bene. E ripeto, il gioco secondo me doveva già fermarsi a 2 su 3. Ecco che qua mi sta massacrando. Madonna, quanto non torno. Se l'avessi beccato con lo scontro quello là tra potenziamenti, avrei potuto vincere forse. Però vabbè, l'importante è che abbiamo vinto. Yes. Mi dispiace. Era incredibilmente veloce, ma io sono più veloce. Oddio. Raid? Che ci fai qua? Quello che mi ha battuto. Ti sfido una rivincita. Ti aspetterò la villa del dottor Giravolta. Oddio, forse lo posso reclutare? Cercherò di non deluderti. Ok, Ghepardita. Che tanto non era male, era abbastanza forte. Oh, andiamo da Raid. Allora, eccoci qui. Con il dottor qua che ci aspetta. Ero impaziente di parlare con te. Le storie sulla tua dace sul circuito di hanno raggiunto le mie orecchie. Sembra che qualcosa sia migliorata rapidamente. Ora? C'è un uomo che... Ok. Solo il peggiore genere farabutto scambierebbe la distruzione. Ok. Sono lieto di sentirtelo dire. Purtroppo tuttavia ci sono quelli che abbracciano la sua filosofia. Ha dei seguaci. Temo di sì. Qui nelle vicinanze addirittura. Dobbiamo essere cauti. Detto questo, posso suggerire di spostare le mie operazioni nel tuo quartier generale? Ah, certo! Sarei onorato. Quindi lo posso reclutare. Oh, benissimo. Oh, pensavo che lui fosse più difficile da reclutare. Invece...
Ora mettiamoci al lavoro. Ora devo contattare Raid. Non appena sarei pronto, riuniamoci di nuovo alla nuova struttura. Ah. Ok. Andiamo allora. Ok. Eccoci qui, al nostro castello. Ammiro il nuovo magnifico centro di ricerca, che è praticamente identico. Ok, tra me e Crash, non temere, continuerò a fare pratica. Più duelli, più diventerai forte. Spero che affronterai molti duelli gloriosi. Possiamo, ok, passiamo alla parte divertente. Vai. Sembra che ti sei allenato per questo momento. Tipo il rivale in Pokémon. Comunque lui ha i capelli stile Yu-Gi-Oh! Proprio, ma anche come è vestito, proprio sembra un personaggio fuoriuscito da Yu-Gi-Oh! Io e Neo Zero assoluto. Va bene, vediamo. Secondo me sarà forte lui. Neo Zero assoluto mi sembra forte. Ah no, ok, dai. Forse ce la facciamo a gestirlo. Tra l'altro lui è C. Dai, dovrei farcela. Pensavo fosse un po' più forte, invece dovrei farcela. Beh, vedremo ora, no? Dai. Sì, che ce la facciamo. Madonna, l'ho spaccato. L'ho disintegrato. Madonna mia, l'ho disintegrato. Disintegrato proprio. Ok, terzo Beyblade. Il terzo devo ancora trovare, forse quello più adatto alla mia strategia. Ed io ancora. Dai. No. Per un pelo ho perso. Però vabbè, l'importante è che ho vinto. Ed il terzo Beyblade ancora. Non lo so. Non riesco a trovare. Non riesco a capire anche come effettivamente devo gestire la situazione. Vabbè, l'importante è che ho vinto. Ho perso di nuovo. Dai, su col morale, Ray. Sei diventato stupidamente bravo. Beh, certo che sì. Un giorno sarò il più forte giratore del mondo. Non se ci arrivo prima io. La rivalità, così sia. Ok. Ah, quindi ancora non. Non si è alleato. Ok, ah, ti ricorderai che ho parlato dei scagnozzi di Crash. Sono riuscito a individuarne uno. Ah, ecco, quindi ora me li indica lui. Sta minacciando la pace qui nel nostro stesso territorio. Porterai questa minaccia davanti alla giustizia dei Beigoma? Giusto qui in città, terrò gli occhi aperti. Oh, attenzione. Ok. Però credo che la quest del Beigoma la possa fare anche più in là. Non credo di dovermici necessariamente fiondare adesso, no? Ecco, finalmente mi sta rivelando la verità. Questo è un NPC che praticamente ogni volta che andate in città o comunque lo trovate lì. Ed è come se vi stesse stalkerando. Quindi dimmi la verità. Sono Syed Ali, capo di un'organizzazione chiamata Società del Cristallo Nero. Il nostro scopo è svelare i segreti delle lenti runiche. Nuova, ricopre un ruolo importante in questa lotta. Crediamo che la lente runica, la volontà della lente runica potrebbe concederti il suo potere. Il volere della lente runica. Esatto, forse ci sono forze che intessono la trama del mondo. Stiamo valutando questa verità. Ti auguro di vincere le tue battaglie. È un semplice dono da parte mia, ti prego accettalo. Una della radiosità. Che la fortuna ti arrida in battaglia. Spero che questo ti aiuti a svelare la verità della lente runica. Quindi mi ha dato la runa col massimo ordine luce. No, 3-5. Dona la capacità di esercitare la magia 3-5. Ah no, vabbè, allora no. Pensavo fosse. Vabbè, niente. Pensavo fosse qualcosa di più figo. Oddio. Allora avevo ragione. Ma è lei il personaggio che devo reclutare. Perché vedi?
costruisce una stanza misteriosa al livello sotterraneo 1 del castello. E c'è qui praticamente il report che mi dice si trova sotto. Lei, è lei. La destinazione si trova sotto questa città. Nuovi percorsi ti attendono. E quindi è veramente, era veramente... Oh Gesù Cristo. Eccola. Non è per niente inquietante. Chi sei? Io? Beh, sono Selbineth, una viaggiatrice chiamata qui dal dio delle miriade di piani. Il dio scusa cosa? Il mio signore ha scelto di mettere radici qui. Dovresti esserne immensamente onorato. Ma, sembra... Quando i lamenti giungono dalla risonanza paradossale di dimensioni che competono per sopravvivere, i contorni di tali intonazioni generano dati di possibilità che... Ehi, frena. Cosa? Ridillo lentamente in parole povere. Tu e i tuoi compagni siete invitati a mettere alla prova la vostra forza. Sono qui per indicarvi la strada. Allora, accettate? Potreste morire, ma solo un po'. Ci sono buone probabilità che possiate trovare la via di ritorno. Oddio, ma che cos'è? Accetto. Splendido. Allora, che le porte si spalanchino e le dimensioni siano attraversate affinché eventi lontani possano incidere un sentiero. Arena delle prove dell'eroe. Prova questa sfida combattendo nemici feroci per scalare i vari piani. Riunisci a destra ed equipaggi i tuoi alleati per puntare in cima. Oddio, ma c'è pure una modalità roguelike? Forse prima devo batterlo. Grande golem runico avvistato nelle rovine settentrionali. Infligge colpi devastanti con le braccia, alimentato da lente runiche. Infestazioni principali, rovine runiche settentrionali. Ok, e quindi devo andare a trovare il boss? Vuoi sfidare il nemico con questo gruppo? Sì, sfida. Ma what? Oddio, ma sono senza MP e senza niente. Ok. Oddio. Quanta esperienza mi hanno dato. Giustamente è stata shottata, poverino. Non poteva farci nulla. Ok, però dai, HP rossi. HP rossi, dai che ce la facciamo. Grande nuova. E niente, ho un team che è fantasmagorico. Peccato Isha che non prende expo ora. Runa della difesa impenetrabile. Punteggio della base. Ah, guarda, c'è proprio... Punteggio turni, oggetti usati, punteggio aggiuntivo. Debolezze, fuoco. Infestazione principale, grande boss. Oddio, ma tu puoi fare proprio una sorta di... Cioè, una sorta letteralmente di roguelike, una modalità roguelike, tipo. Come andò del viaggio? Io sarò qui, sempre qui. Ah, ecco, vedi? Una volta superato il primo, la recluti. Devota al dio oscuro, Selbineth. Oddio. Pazzesca sta roba. Non me la immaginavo proprio. Va bene, ok, top. Ok, finalmente ho trovato la pietra scintillante, che era l'oggetto che voleva quel maledetto pennuto al villaggio dei Silvani. Cioè, era facilissimo in realtà, e io ho perso tutto sto tempo perché non capivo effettivamente cosa volesse. Cioè, a me sembrava tipo un boss, invece no, è un comunissimo mostro normale che si trova qui, nella foresta chiaroscura, nella seconda parte della foresta chiaroscura. Io l'ho trovato qui, praticamente girovagando in questa zona, e niente.
Quindi era facilissimo da reclutare. E io ancora pensavo, eccola qua, pietra lucente venduta per qualche soldo. E io che pensavo fosse... pensavo fosse appunto una... non lo so, una pietra che si droppava da un boss o da qualcosa. Allucinante. Andiamo a reclutare sto pennuto, va. C'è da dire però che la traduzione in questo caso è stata buona, molto buona. Perché io ero confuso per il fatto che lui mi dicesse appunto che questo era un mostro che abitava nella foresta e che quindi avrei dovuto cacciare fondamentalmente questo mostro. E, inizialmente pensavo fosse un boss, infatti ho lasciato andare, ho detto bah, magari è un boss e lo troverò più avanti. Invece no, perché sto andando avanti nel gioco, ho visto che nelle varie foreste, nelle varie robe non ci sono... non ci sono stati boss, non ci sono stati super nemici, quindi ho detto vabbè, sarà un mostro comune. Ho cercato all'interno del Gran Bosco, però non c'era niente, e poi sono andato alla foresta, alla foresta oscura, questa qui, quella che vi ho fatto vedere, la foresta chiaroscura. Ed effettivamente la foresta è diverso da bosco, quindi è stato tradotto diciamo nella maniera corretta. Infatti era un mostro che si trova lì, quindi finalmente lo possiamo reclutare. Oh cielo, la pietra del fulgore, me l'hai consegnata come promesso. Che splendore, guarda come brilla. Ah, posso tenerla fra le mani per favore? Certo, è tutta tua. Ecco qua, pietra scintillante. Davvero non male. E io per mio conto inizio le preparative necessarie per aprire una filiale presso l'emporio dell'alleanza. Però, dopo che avrò avuto la possibilità di godermi questa lucentezza per un po'. Ah, Squash entra nel gruppo. Era facilissimo da reclutare. Facilissimo. Veramente facilissimo. E non pensavo fosse così semplice. Ho fatto overthinking proprio. Va bene. Tutto bene quel che finisce bene. E finalmente ragazzi, castello livello 4, ovvero 100 personaggi reclutati. Stiamo andando alla grande, davvero alla grande. Quindi top, veramente top. Oddio, mentre stavo girando per cercare quella maledettissima opera teatrale, ho incontrato lui, il cattivo dei cattivi, Crash. Allora, come andiamo? Stai stracciando quei perdenti come ti ho chiesto? Chiunque sia stato abbastanza stupido a scondersi col mio veleno si è ridotto a una massa corrosa. Bene. Chi è il prossimo che dovrei distruggere? Raid, a te la scelta, basta che ti metti all'opera. Non scherzare con un giratore, ragazzino. Io sono un giratore, il mio nome è Nova. Contro quel tipo, non vale il mio tempo. Occupatene tu. Sì, signore. Consideralo fatto. Tu non vai da nessun amico, è di me che ti devi preoccupare. Ma come? Ma dice che c'era lo scagnozzo... Se c'era lo scagnozzo nella mia città. Invece no. Ok. Minchia, B addirittura. Aumento oscurità, rigenerazione, giro S. Minchia, è forte lui, eh. Vediamo chi possiamo mettere qui. Di quelli che io sono riuscito a reclutare io. Questo ha tutto up. Boh, vediamo, proviamoci. Non so se riuscirò a batterlo comunque, mi sembra abbastanza forte lui, però vediamo, magari è solo un'impressione. Che effettivamente i miei per essere comunque dorati. Eppure, vedi? Ah no, vabbè, anche lo disintegro. Ah, perché giustamente ho attacco aumento M effettivamente.
e aumento vento S, quindi sono forte con i buff. Attenzione però, Ok, sono riuscito a batterlo. Quest'ultimo penso che perdo, però non me ne frega nulla. L'importante è che ho vinto poi i primi due, sono a posto. Bene, questo è ottimo. Perché così riesco a guadagnare un bel po' di punteggio. Che è 94. Dai. Sì, 3-0. Dai, 3-0. Così impari. Non ci credo. Questo è quello che ti meriti per aver danneggiato le trottole della gente. Altro è forte questa qua di serpente. Morso di serpente, vedi? Non è male. Oh! Raid. Sarei arrivato prima a battere Venom, ma sarò io a trovare prima le quattro trottinelle. Non sconfiggeremo mai Crash se non dimostriamo prima la nostra potenza contro di loro. Le quattro trottinelle? Non mi direi sul serio che non hai mai sentito parlare. I maestri giratori che comandano i poteri di terra, acqua, fuoco e vento. Dovrebbe essere forte tanto quanto Crash. La più vicina da qui è la trottinella di terra, Tud. Si trova nel villaggio di Ironside. Sto andando a sfidarlo. Dovresti farlo pure tu, se vuoi avere una possibilità di sconfiggere Crash. Non che riuscirei a rovesciare una trottinella prima di me. Però per affrontare la trottinella devo essere più forte. Va bene, proseguiremo poi la quest, se avrò modo, comunque so dove si trova, quindi va bene così. Andiamo avanti con i reclutamenti. Ok, ho registrato un botto e ho fatto veramente i salti mortali, quindi per ora fermo i reclutamenti qua. Se me ne dovessero venire qualcuno in mente lo inserirò poi dopo, però per il momento basta così. Grazie ancora per essere stati con me. E ci becchiamo alla prossima.